Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco di Arezzo, che in primis sono intervenuti con una squadra sulla regionale 73 per l'incidente stradale in cui sono rimasti gravemente feriti marito e moglie. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere uno dei due feriti coinvolti nell'incidente. Poi nel pomeriggio un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in località Policiano per l'incendio di due capanne agricole, solo danni alle strutture, per fortuna nessuna persona coinvolta. E sempre i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in via del Maspino per l'incendio ad un'azienda di torrefazione di caffè. L'incendio ha coinvolto un macchinario per la tostatura del caffè. Nessuna persona coinvolta, solo danni ai macchinari. E infine una squadra dei vigili del fuoco aretina è intervenuta ad Alberoro per lo scoppio di una bombola di GPL che ha provocato l'incendio di una capanna agricola. Anche in questo caso, per fortuna, nessuna persona coinvolta. Le cause dello scoppio della bombola sono in corso di accertamento.